Grande! Hai acceso il fuoco! Ora ti serve solo il calderone magico di una strega per cuocere gli ingredienti. Perfetto! Ora devi solo usare il fuoco magico per scaldarlo e far bollire l'acqua.
piccola mia, hai già trovato i semi, ma serve anche un pezzo di fungo d'ossa per insaporire la pozione. Mancava solo un ingrediente, un fungo d'ossa per dare sapore alla pozione. Dovrei lasciar perdere il fungo, il lupo si merita una pozione al gusto di piedi sudati. Quella sì che gli servirebbe da lezione. No, ti prego. Va bene. Ce l'avevo! Ma non sarebbe stato facile per Cappuccetto Mavis, perché ad attenderla c'erano... Non me lo dire, orde di nemici, vero? Yeah!
Dopo aver sconfitto valorosamente tutti i nemici, Cappuccetto Mavis arrivò finalmente nell'unico posto nella palude dove crescevano i funghi d'ossa più saporiti. Una zona ripida e piena di pericoli, con burroni in cui anche un solo passo falso sarebbe fatale. Davvero? Oh, e tutto questo per una torta? Il personaggio su quella carta è molto affascinante. Abbiamo tutte le carte di questo capitolo. Siamo un'ottima squadra. Con grande determinazione e il corpo affaticato dal pericoloso viaggio, Cappuccetto Mavis riuscì a trovare il raro e gigantesco fungo d'ossa che cresce una volta ogni 10 anni. Ok, eccolo qua. Devo solo procurarmi un ossicino dal fungo e ci lasceremo alle spalle questo disastro.
cos'è stato? Oh no, quel suono non fa parte della storia. Plin Plin, e tu che ci fai qua? Hai mangiato di nuovo il guinzaglio? Ha fame, nonno Drac! Cappuccetto Mavis, attenta! Plin Plin, no, cattivo! Adesso Cappuccetto Mavis dovrà dare a Plin Plin qualche osso prima che lui divori l'ultimo fungo d'ossa di questo decennio. Dovrebbe andare. Dopo aver trovato l'ultimo ingrediente, Cappuccetto Mavis tornò a casa per preparare la pozione per il mal di pancia del lupo. Quando la pozione fu pronta, la fece assaggiare al lupo. Grazie! Ora mi sento già meglio! Bene, figlia mia! La medicina ha funzionato! Sono fiero di te! Non abbiamo più la torta della nonna, ma almeno il lupo cattivo ora sta meglio! A proposito, papà, dov'è la nonna? Oh.
e vissero tutti infelici e scontenti. Molto bene, piccoli, è ora della nanna. E dai, nonno Drac, solo un'altra storia. Ti prego. No, Dennis, è prestissimo e sta per sorgere il sole. Va bene, va bene. Una storia breve e poi subito a letto. Sì! Stavolta la storia si chiama...